过年来了，来了，请进，请进。Il giorno più importante per un individuo è il compleanno. Il giorno più importante per la collettività è la festa. La festa è il giorno condiviso da tutti. Chuseok, il giorno della vigilia, comunemente noto come Daniel Sancher, è il giorno più frenetico ed impegnativo. Ci si pulisce casa, si appendono decorazioni di carta per le finestre, distici sulla festa di primavera, disegni calligrafici con il carattere fu, felicità e fortuna, ma soprattutto si prepara il cenone. Il capodanno cinese, chiamato anche festa di primavera, è il giorno più importante dell'anno. È il giorno del ricongiungimento familiare. Come dice il proverbio, non si corre in tutto l'anno, si corre solo per l'ultimo dell'anno. Le persone lontane da casa, infatti, anche se mille miglia, ci ritornano per la cena di Capodanno, la cena della riunione, un giorno ricco di tradizioni e di simboli. E soprattutto i ravioli. Xiaozi, parola omofona a quella che indica il passaggio tra il vecchio ed il nuovo anno, con il significato di buon auspicio e speranza per un raccolto eccezionale. La tradizione di preparare ravioli per il nuovo anno, che coinvolge tutta la famiglia, risale alla dinastia Han. L'importanza di questo cibo per il popolo cinese è unica e insostituibile. In Cina le usanze di Capodanno sono diverse tra il nord ed il sud, ma ogni tavola avrà sempre piatti principali, antipasti freddi, pietanze calde, spuntini. La scelta dei piatti si gioca anche sulle assonanze. Ci sono pollo e pesce, la cui pronuncia zi e i assomiglia a quella dei caratteri prosperità e abbondanza. Ci sono vari piatti a base di tofu, che ricorda appunto la parola fu. È il momento più felice per ogni famiglia, una perfetta dimostrazione di rispetto e amore reciproci. Intorno ad una tavola piena di prelibatezze si gusta il sapore di casa, l'affetto dei propri cari e la gioia della condivisione. Quando il suono dei petardi saluta l'anno vecchio, tutta la famiglia vivace e riunita si siede attorno al tavolo a gustare il cenone. La sera dell'ultimo dell'anno i bambini riceveranno Hongbao, le bustine rosse con i soldini di buona fortuna. Dopo la cena si attende tutti insieme lo scoccare della mezzanotte. Questa attesa viene chiamata Shou Sui. Si saluta con nostalgia l'anno passato e si accoglie con speranza il nuovo anno. Huo Nian Hao. Buon anno a tutti.